Buonasera da Europa TG. Continua la corsa contro il tempo della Grecia per evitare il baratro finanziario del paese. 45 miliardi di euro che dovrebbero arrivare in soccorso dall'Europa, ma entro il 19 maggio servono 9 miliardi per rimborsare le obbligazioni in scadenza. Racimolare 9 miliardi di euro in pochi giorni entro il 19 maggio, un'impresa quasi impossibile visti i tassi proibitivi e la scarsa fiducia del mercato, che attende ancora di capire quando e come arriverà l'aiuto europeo. Quello da 45 miliardi di euro messi in campo dagli Stati membri, Germania permettendo, e Fondo Monetario Internazionale. Intanto, tra un colloquio europeo e l'altro, il ministro delle finanze greco Papa Costantinou si guarda in casa. Un settore pubblico da rifondare, cambiamenti strutturali e un'evasione fiscale galoppante. Tanto lavoro da fare, insomma, per meritarsi la pioggia di miliardi che dovrebbe arrivare dall'Europa. La nuvola di cenere del vulcano islandese potrebbe costare all'Europa fino a 2 miliardi e mezzo di euro. È quanto riferisce il commissario europeo ai trasporti, Siim Kallas, prendendo in considerazione gli introiti mancati dei soggetti interessati. Inoltre, la Commissione europea esaminerà le misure di supporto che gli Stati membri vorranno mettere in atto per compensare i danni provocati dalla chiusura dello spazio aereo. Il settore dell'alta moda chiede a Bruxelles più protezione dai pericoli della falsificazione di massa, soprattutto da parte dei produttori asiatici. In occasione del lancio del libro verde della Commissione europea sul potenziale delle industrie creative, è arrivato nella capitale belga anche Peter Dundas, direttore creativo della Maison Fiorentina Emilio Pucci, che ha ribadito l'importanza della protezione dei grandi brand europei. In Spagna, dati shock sulla disoccupazione che supera il 20% nel primo trimestre del 2010, il massimo storico dal 1997. In pratica, in Spagna, un residente su 5 che in questi primi 3 mesi dell'anno ha cercato lavoro non è riuscito a trovarlo.